Pasquale rifiutava le cure. Da novembre non frequentava più il dipartimento di salute mentale di via Marchesella. I medici che lo hanno seguito per diversi anni non avevano più sue notizie, non erano più a conoscenza del suo stato di salute mentale. Ed è probabile che questo periodo di lontananza dall'ambulatorio lo abbia condotto lentamente al folle gesto. A seguirlo con amore e dedizione erano proprio la mamma Teresa, la sorella Chiara e il papà Antonio, ma nonostante l'impegno e l'affetto non sono riusciti a curarlo e a tenere a bada il suo disagio psichico. I medicinali comprati privatamente e non prescritti non sono stati sufficienti senza il supporto di un medico, di uno psichiatra che sa come e in che modo trattare una patologia del genere. Pasquale viene descritto come un uomo buono, gentile, mai violento, con nessuno, disponibile a curarsi e a lasciarsi curare. Cosa sia accaduto nella sua mente è un mistero e soprattutto, secondo i medici del dipartimento, non prevedibile in nessun modo. Ora Pasquale è in carcere, sul suo capo pende l'accusa di omicidio e di resistenza a pubblico ufficiale. Ai carabinieri non ha dato spiegazioni del perché del suo gesto, per quale motivo abbia ucciso la donna che più gli era vicino nella vita, lasciandola cadavere per ore sotto la pioggia.